No! Wow, 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 wow. No, guarda qua. E i polli li posso liberare? Sì, posso liberare... No, pollo! No, no, no! Il nemico più pericoloso che io abbia mai visto. Temibile! Si cavalca per le dune cercando i gran tesori, ma non so che cosa voglio fare con la mia vita. Cioè, seguo il mio cuore apparentemente, che sarebbe rappresentato da un marchio giallo sulla mappa. Quello è il mio cuore. È lì che il mio cuore mi sta portando. Aspetta, ma io c'ho la vista dell'aquila, ma come uso il piccione? Mi avevi detto che avevo il piccione, tipo, no? Una balla? Una fregatura? Salve, gentile signora, ignori... Cattivo? Come si salta giù? Ah! Ah, ah, ah! Si è arrabbiato il serpente perché ho fischiato! Si è arrabbiato! Come salto giù da sto ratto gigante? Come si salta giù? Ah, scendi! No! Come salto giù? Che cosa vedi? Ah, ecco come si vede! Ah! È fighissimo! È stupendo! È bellissimo! Sì, cosa? Voglio scendere dal cavallo, come faccio? Devo premere... Ah, tengo premuto cerchio, ok. Dov'è il serpente? Dov'è il maledetto? No! Se n'è andato! Ah, ok, è là. No, tira fuori la spada. Tira fuori la spada! In guardia, maledetto! È morto? Madonna, l'ho dovuto prendere con 40 spadate per ucciderlo. Niente? Non mi droppi niente, ma scusami, ho ucciso un serpente innocente per niente. Vabbè, avrò salvato la vita a qualche contadino, probabilmente, non lo so. Ho decapitato un serpente per quale pro? Cioè, pensavo mi droppasse, non lo so, pellice di serpente che potevo farmi, cioè, mi sarei potuto fare i mocassini in pelle, qualcosa del genere. Evidentemente mi sbagliavo. Però quadrato? Quadrato cosa fa? Mi è premuto quadrato per seguire la strada. Va praticamente all'obiettivo, io posso stare così. Vai. Modalità cinematografica? Fermo un attimo, mi hai convinto. No! Mi dici di premere questo? Fermo! No, povero bambino! No, scusa! Poverina. Mi hai detto modalità cinematografica? Ma no, non ho premuto questo, ho premuto questo, mi hai detto. What? È lo stesso che premere start? Ah, devo tenere premuto. Ah, le guardie mi hanno ignorato perché, semplicemente perché c'ho il cappuccio. Non ne frega un cazzo le guardie. Vista familiare. Ci sei cresciuto. Ci vediamo, Baghdad. Che vista familiare. Mostrami cosa mi sono perso. Ma poverino, perché si buttano così? Sapete cosa mi ricorda quando si buttano così i civili? Mi ricorda molto Spider-Man per la Play 2. Spider-Man 2. Gioco stupendo. Un altro gioco all'avanguardia ai tempi. Era proprio bellissimo quel gioco. Lo adoravo. Nemici corazzati. Alcuni nemici hanno il boost protetto da un'armatura impenetrabile, sia da distanza sia da corpo a corpo. Cerca di prendere le spalle di questi nemici per infliggere dei danni. Oppure semplicemente li becco alla sprovvista, li accoltello con la mia cagata. Chiama Ikud. Enkidu. Che cosa vedi? Cosa vede Enkidu? Cosa? Cosa devo fare già? No? Ha visto una pergamena apparentemente. Commerciante. Ok. A quale pro? Il mio piccione ha visto una pergamena. Oh! Mio Dio! Sì, ha usato le sue mani per salire sul tetto. Una cosa mai vista prima d'ora. Oh. Aspetta, posso entrare? Porte bloccate. Vanno aperte dall'interno distruggendo ciò che le blocca. Come entro là dentro? Allora. Ponti? Cedevole. Alcuni ponteggi non sono molto solidi. Puoi farli cadere per staccare come triangolo. Che vuol dire? Porta bloccata. Oh, raga, sono caduti dei sacchi. Che è sto panico generale. Oh mio Dio, che è successo sto... Ah, che è successo sto poveretto? Forse non è affar mio, però apparentemente... Tesoro ottenuto, enigma. Apparentemente si è lasciato qualcosa dietro prima di morire. C'è qualcosa da rubare? Non lo so, raga, cioè... Apparentemente
sta tenendo la gola, quindi è probabilmente avvelenamento, è stato dissanguato. Cioè l'hanno beccato la carotide. Secondo me è avvelenamento, in quanto manca il sangue. Però, chi può dirlo? A cosa serve quella roba? Piccione! Serve una visione più ampia. Serve una visione più ampia, sì. Cosa? Cosa? Cosa c'è? Dov'è? Sta vedendo qualcosa. Cosa sta vedendo? Apparentemente ad un certo punto, se guardo qualcosa di interessante, se guardo qualcosa di interessante, vedete che diventa così. Ok, ah, è l'obiettivo principale. Ah, io che pensavo altro. Ed io che pensavo altro. Forza piccione, vola, vola, vola. Slancio, slancio. Muovi quelle ali. Se no finisci nella brodaglia stasera. Il rispetto verso il proprio personale. Bello però, eh. Molto bello. Considerare che questo era il centro del mondo millenni fa, quasi. Più di millenni fa. Era veramente il centro del mondo. Centro commerciale. Più che altro perché si trova in una posizione strategica. E soprattutto perché ha comunque una cultura all'avanguardia rispetto a ciò che ci circondava. Ok. Ok. E mo? Cosa ci guadagno? Il mio piccione è lassù. Il mio cavallo? Un cavallo. Il mio beduino. Il mio cammellino. Cosa c'è lì? Salto con l'asta. Puoi usare le aste appigliate agli edifici per colmare lunghe distanze. Questa? Questa è l'asta? Ah. Scusa, non volevo interrompere la tua meditazione. Ho indugiato abbastanza. Roshan e Fulad attendono il mio arrivo allo studio. Eh sì, ma come ho indugiato abbastanza? Effettivamente stavo facendo qualcosa di interessante. Solo che stavo cercando di capire cosa fosse quell'enigma. Il codice, no? Talenti. Ho un altro talento. Sono diventato così, sono così bravo. Allora prendo che il mio piccione veda tutto quello che è interessante, che è più importante. Voglio che il mio piccione veda tutto quello che è interessante. Mi servono i tuoi occhi, amico mio. Forza piccione. Rimuovi il contrassegno. Modalità fissa. Ah! Mi rimango immobile. Che succede? Che cosa ho visto? Apparentemente c'è qualcosa di interessante. Non dovevi mostrarmi tipo frammenti misteriosi? Di che sta parlando? Boh. Boh. Raga, io non riesco a capire. Cioè, sembra che ci sia qualcosa di interessante da qualche parte. Quello cos'è? Mettiamo il contrassegno. Mettiamo il contrassegno. Sembra interessante. Là c'è qualcosa? Forse. Qua che cosa c'è? Abro. Ok. Qua che cosa c'è? Commerciante. Vabbè, non importa. Andiamo a fare la missione principale. Sono cose che serviranno dopo. Corri, corri. Ah, oh, aspetta, posso rubare. Perché no? Se posso farlo, perché no? Fiume di fenicottero. Di pavone. Ok. È qua sopra. Quindi mi devo arrampicare, immagino. Per scoprire che non so, collaborava con i nemici, il capo dei ribelli. Beh, è scomparso, quindi o l'hanno fatto sparire quelli dell'ordine, oppure si è messo a collaborare con loro, le scelte sono due. Onestamente, sono pronto a scommettere sulla seconda. Così questo è uno studio degli occulti. Mi aspettavo un tugurio. È quel che è, infatti. Alcuni lo sono, altri vantano superfici dorate. Questo non è quello che vanta delle superfici dorate. Occupato, l'importante è mantenere la nostra segretezza. Esatto. Avere un bel lettino sul quale dormire e un tetto sopra la testa che ci ripari dalla pioggia. Ho trovato qualcosa di utile. Niente che indichi dove si trova Ali. In ogni caso, Nur era in contatto con un certo Beshi. Perché? Ricordo questo nome tra i contatti più fidati di Ali nel gruppo dei ribelli. È probabilmente quello che l'ha tradito per diventare il nuovo capo. Verifica se è in zona.
Potrebbe avere informazioni. L'impressione è che qualcuno l'abbia tradito per prendere il suo posto. Ho trovato qualcosa. Ah, oh, cosa? Attenzione! Un pezzo di carta sul quale c'è scritto? Ha disegnato una mappa del distretto. Ha indicato la zona delle fattorie a nord. Cosa c'è lì? Cosa che... Sostenitori dei... Cosa che poteva tranquillamente raccontarci quando è tornato ferito, ma che abbiamo cercato di evitato... che abbiamo ignorato completamente. Belli. Se Nur ha visitato la zona, allora seguiremo questa pista. D'accordo. Giusto. Non sono indizi chiari, ma almeno sappiamo da dove iniziare. E certo. Fulad e io cercheremo di scoprire altro. Sii cauto. Ha detto la persona sbagliata. Giustamente, sii cauto e mi sono messo il cappuccio. Più cauto di così, fratello, non si può, Cosa credi di fare? Casi multipli svelati. Apri il menu indagini. Di che cacchio sta parlando? Casi multipli, indagini. Mostra i progressi delle indagini. Vabbè. Zitto. Capisco da solo. Ho qualcosa che si chiama cervello. Ci ha permesso di sopravvivere per millenni in confronto alle altre bestie che si sono estinte per colpa di questi cervelli. molto spesso, però sta zitto, so come si fa. Ok, capo dei ribelli alleato dagli occulti. Besci, è qui? Contatto di Nur, trova il contatto di Nur. Nome e cognome no, non ce ne frega un cazzo. Ah, devo scegliere? What the fuck? Aspetta, indagini, devo scegliere io. Ah! Io voglio andare da Beishi, me ne frega niente, io voglio andare da Beishi. Quindi posso decidere io, e quindi magari se rigioco il gioco si può fare in un altro modo. Questo è bellissimo, questo è bello. Perché così magari per le persone che vogliono rigiocare il gioco in difficoltà difficile magari si ritrovano qualcosa di diverso, un'esperienza diversa. Molto bella, molto bello questo, questa possibilità di poter scegliere. Ehi, volevi entrare dentro casa mia? Prego, benvenuto. Ah, sono un nuovo acquirente. Mi piace molto il corridoio che porta verso il giardino. Quanto costa? Oh, che bello, arriva l'aria fresca dalla fontanella. Nasconditi in piena vista. È ovvio che mi nascondo in piena vista. Solo che, voglio dire, non è che si mimetizzi così bene il mio cappotto con quello della popolazione che mi circonda, sai? Anzi, risulta abbastanza appariscente. Cos'è, mi ha visto qualcuno? Ho fischiato, perché? Che ho premuto. Oh cazzo, che sto facendo? È bello come la gente mi ignori. Frugo nella roba degli altri e la gente mi ignora completamente. È bellissimo. O hanno tanto rispetto di me o hanno paura. Non posso saltare sugli alberi? Gli alberi sono finti. Sono ingannatori. Ingannatori delle cadreghe. Vabbè, facciamoci una nuotata. Però non ti dispiace essere bagnato, Khalid? Wow, Vasino. Qualcuno mi ha visto, non so perché fa così. O è una guardia che mi sta avvistando o qualcosa, non ne ho la più pallida idea. Ah! Questa me l'ha fatta Talal per sbaglio. E così vuoi raggiungere la retroguardia di Alida Khan, vero? Posto, ragazzi? Mi riconoscono? Non mi cagano minimamente, mi piace. mi è bastato che mi crescesse la barba e sono dimenticato che ho ucciso... Non l'ho ucciso io. Sono dimenticati che sono responsabile per la morte del califfo. Mi piace. Si vede che era così importante sto califfo che veramente non se ne incula nessuno. Finché pagano. Finché c'è un nuovo coglione che ci paga, a noi va bene. Salute già al massimo. Mangio la roba degli altri, giusto. Così, che buono sto stufato. Ripetilo. Ormai non mi compare più tra mortici, mi compare assassina. Io farei attenzione fossi in te. Mo? Dov'è che devo andare io? Una volta mi mostravi sulla mappa. Prova al porto alto. Io che cacchio ne so dove sto porto alto. Mostra dettagli. Ma non c'è, scusami, sulla mappa sta roba. La mappa non c'è... Mondo, ok. Porto alto. Ah, ma ok, è a sinistra. È a sinistra. Però non me lo mostra sulla mappa per qualche motivo. Chissà come mai. Chiama i Kud... Ah, è vero. Hai ragione. È lui. L'abbiamo trovato con il nostro piccione a riconoscimento facciale. Se il creatore di quel gruppo è Beishi. Andiamo fianco a fianco. È proprio lui. Oddio, guarda. E chi finirà a terra? Troverà una mano pronta a rialzare. Parla proprio da ribelle. Lavoro con Ah,
Lo conosci, vero? Si salta la mano, ragazzo. Bada. L'ultima volta che l'ho visto fuggiva dalla città. Bei parastinchi che ha quel tizio. È morto. Non bene, ma è al sicuro. È morto. Quella testa dura. Come è devo morto. Chiamarti? Jimmy. Molto bene. Non è molto intelligente usare lo stesso nome che avevi quando hai combinato il casino. Quello da burro che porti. Forse ti conviene recuperare subito un'arma più grande. Ma perché? Per cosa? Vuoi andare a cercare Ali? Voglio uccidere la gente. Questi sono solo la metà dei miei uomini. Gli altri sono tenuti prigionieri al porto. Indovina chi è che li dovrà liberare? Sulla strada. Chi sarà proprio lo scemo che dovrà liberarli? Lanciare un attacco. Se vuoi salvare i tuoi uomini, dovremo adottare un approccio cauto. Perché? Andrò io. Non fare tanto il saccente, ragazzo. Dì ai tuoi uomini di prepararsi a scortare i fuggitivi. Appunto. Voi altri ragionate tutti allo stesso modo. Ma è un buon piano. Voi altri. No, 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 non per dire, ma se siete voi, se sei tu una minoranza, forse è meglio se non dico queste cose. Che succede? Che cosa fai tu? Ah, distrae le guardie e gli devo dare cosa? Una pagnotta? Che cosa vuole per distrarre le guardie sto tizio? Fai capire. Depreda? Come già al massimo, che cosa c'è là dentro? Zona vietata! E cosa vuol dire quel rosso là sopra? Ah, capito. Ragazzo, è una vista un po' troppo avanzata. Risolviamo subito. Ti faremo chiudere gli occhi per sempre. Vai tranquillo, vieni qua. Vedi gli occhi. Ma non posso tramortirli, perché veramente mi dispiace. Come ho la possibilità di uccidere. Vieni qua, bello. No, non cadere, no. Meno male che non c'era nessuno là sotto ad accorgersi. Poveretto. Voglio dire, fino a 2 secondi fa era lì. Ucciso una persona, il califfo. Maledizione. Maledizione. Dai. Brutale. Mi hanno visto? No, era solo questo che ha gridato, non l'hanno sentito. E scusami, fratello, potevi farti i cazzi tuoi, far finta di niente. Devo abituarmi a combattere, perché... Più che altro, mettere L per parare e quadrato per schivare... non lo so, non mi piace. Devo usare 2 pollici diversi. 2 dita diverse. Ok, quello è un po' distante. Oh! Posso farlo esplodere, quello. Non ho un'arma a distanza? Quello esplode, dai, guardatelo, è rosso, un barile. Cioè, è palese che... ci sputto sopra e esplode tutto. Li uccide tutti. È palese. Cosa è già al massimo? Ehi, cosa? Ehi, gente, questo è Vio! Vi do il benvenuto sul canale con questo nuovo video. Ho premuto L. Dai, zitto. Zitto. Cosa vedi? Vieni qua. Assassina! È vero, con un quadrato si schiva. Non morirò. Cosa? Mi hanno brutalizzato. Oh mio Dio. Desincronizzazione. Non sei morto. Desincronizzazione. Ecco cosa vuol dire quella roba in alto, so rossa. Zona vietata. Hai capito? No, tu non stai vedendo niente, figliolo. Ma mi vede? Fatti i cazzi tuoi, ragazzo. Non è che lo posso tirare giù. No, non posso. Vieni qua. Ma non posso tramortirlo, sto povero Cristo. Cioè, veramente lo devo assassinare. Ma mi dispiace, cos'è? Che appena ho la possibilità di ucciderlo, lo devo per forza. No, non cadere! No! Fortuna che non c'era nessuno là sotto. Non sono proprio silenzioso, Ok, ce la possiamo fare. Oh, ce n'è un altro. No, vedrà il cadavere. Troppo tardi, sei già morto. Non si è accorto di niente. Buon riposo, ragazzo. Poveretti. Sto massacrando l'intero villaggio. Oh, quello è un barile rosso. Dal quale esce una fiamma. Quello esplode. Quello, esplode tutto. Lo fa diventare in pezzi, quel poveretto. Eh sì, è pure contrassegnato. Come si lanciano le armi? Cos'è questo?
Ma è già al massimo. Ma insegnami a lanciarlo. Come si lanciano i coltelli, raga? Sì, i miei occhi. Occhi, non mi servite adesso. No, aspetta. Ah, coltello da lancio. Usa lo strumento così. Ah, no, no, dimmi. No, no, allora. Allora. Non vuoi andare d'accordo con me, eh? Vieni qua. Ramortisci! Oh, chi è? Cosa? Oh, oh, sto morendo dissanguato. Oh mio Dio. Che sta succedendo? Voglio provarlo. Gradito il granito. Ok, quello sta guardando di qua, quindi. Anelli fragili, puoi evidenziare gli anelli fragili. Non mi interessano gli anelli fragili. Gli anelli fragili. Ah! Alla! Ma chi? Che ci faccio lì? Ah! 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 Oh, Dio mio! Mi ha fatto male quella roba. Come devo fare? Stai zitto. Servono rinforzi! Servono... No, 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 non suona! No, no, no! Venite qua, aspetta un'idea. Vieni qua, bello. Bello ciccio panciuto. No, non lì! Bello, vieni qua. Oh, poveretto. Sei sicuro? Aspetta! Cosa mi ha preso? Ma quanto raggio c'ha sto tizio? Ma non mi mirare automaticamente alla gente! Vieni qua, uccidilo! Ah! Poveretto, buon riposo. Ok. Madonna mia, brutale. Vieni qua. Non mi hai fatto niente. No? Sei sicuro? È metà vita, ragazzo. Ha una chiave! Questo tizio ha una chiave. Ma è vulnerabile alle spalle e gambe. E come faccio a decidere dove attaccarlo, scusami? Tocca a me ora. Sei sicuro? Vieni qua, bello. Ti farò a pezzi. Ok, niente. Schiva. Vieni qua. Sai che posso mangiare un pochino di couscous per curarmi? Oh! Riduce la notorietà rimuovendo i manifesti da ricercato sulle strade di Baghdad. Ma scusami, non è semplicemente uccidendo la gente? Cioè, praticamente... Poverino! Cioè, praticamente uccidendo la gente... Uccidendo la gente aumento la mia, diciamo... Le mie stelle. Buttalo là. Aumento le mie stelle. Così che funziona il gioco, no? Quindi. Bottone d'osso. Quindi praticamente dovrei prediligere la modalità silenziosa, altrimenti questa roba si accumula e dovrò pagare per toglierla. Interessante. Mi piace come concetto. Cioè GTA, per esempio, il prossimo GTA credo che avrà questo... Parlavano che volevano introdurre questa cosa, che magari ci sarà intervento facciale per non farsi riconoscere, perché magari è un po'... È un po' irrealistico secondo loro, che ovviamente uccidi delle persone, le investi, tipo ti compaiono due stelle, non ti fai vedere per 5 minuti e all'improvviso si dimenticano di quello che hai fatto. E effettivamente non hanno tutti i torti, ma voglio dire, è un videogioco, non rompete il cazzo. Però apparentemente vogliono fare questa cosa, che si ricorderanno della tua faccia e se ti avvicini ti diranno "Wait, I know you." No! Maledizione. Diranno "Wait, I know you. You are wanted." Non mi ricordo come faceva su Skyrim, non mi ricordo, però mi ricordo. Wait, I know you. Comunque. Ma coso? Collabora. È sulla nave, no? Hai detto. Oddio, c'è della gente, c'è tanta gente. Forse è meglio non farli arrabbiare. Peraltro c'è un Assassin's Creed che si svolge sulle navi. E Black Flag mi pare si chiami, vero? Black Flag? No, è Black Flag di sicuro. Anche perché, beh, pirati, Black Flag. No! Wow, no, guarda qua! Mio Dio. Uccisione istantanea. Sei libero? Sei libero, fratello. Va al molo. Prego. Ma perché mi dici prendi? Ma prendi il cadavere? Io pensavo prendi la roba che ha, tipo l'arco, i soldi. No, apparentemente... Il cadavere. E i polli li posso liberare? Sì, posso liberare. No, pollo! No! Il nemico più pericoloso che io abbia mai visto. Temibile come non so cosa. No, pollo, ti ho liberato. Eri prigioniero, saresti finito in uno stufato. Ringraziami, maledetto. Guarda, il pollo è la mia ricerca di... Il pollo mi vuole vivo o morto. Vieni qua, all'arma bianca. Ho paura, ma sono pronto a combatterti.
mio Dio. Un pollo. Non ci credo. Cosa ho trovato? Coltello da lancio. Un coltello da lancio dentro un forziere gigantesco. Bello, bello. Questo lo devo far cadere. Ma devo tirarlo. Tirarlo o spingerlo? Facciamo che tirarlo. No, devo spingerlo, ok. E mo? Poi? Così? E non lo so. Come funziona? Posso? No, non posso. Ok, posso. Sono entrato. La madonna, è un enigma questo. Tiralo qua. Ok, palese che questo lo devo tirare qua. Questo lo devo tirare qua. No, forse devo spingerlo in avanti. No, aspetta. Aspetta un attimo, ce l'ho l'idea. Spingerlo di qua. Ah, il tesoro è di là. Ah, chiaro come il sole che c'è un tesoro. Ok, vai di qua. No, questo lo tiriamo di qua. No, ma non si può tirare più in qua, più in là? No, apparentemente no. Non c'è il blocco praticamente. Come mai? Allora che cosa ci guadagno? Ok, forse so cosa ci guadagno. Questo. Anche qua si può tirare solo di qua. Ok, lascia. Qui c'è qualcosa, per caso? No, no, non fischiare, per favore. Ok. Così. Chiaro. No. Questo. Così. Credo. Ma no, ma comunque mi dà fastidio. Ah, no, no, ho capito, ho capito. Chiaro, chiaro, chiaro. Devo andare di qua e tirare questo indietro. Ok. Spero ci sia qualcosa di importante, perché se ho perso 2 minuti del mio cervello, della mia autonomia, da neurone, per, non lo so, un coltello da lancio, viene un po' da vomitare. Cosa troverò qua dentro? Completo dello Zange Ribelle. Ha un vestito? Sì. È un abito? Oh sì. È un abito, mi sa. Come si equipaggia? Inventario. Talenti. Inventario. Oh sì. Sì, bla bla bla. Ok. Completo dello Zange Ribelle. Che cosa cambia? Infamia. Riduce l'impatto delle azioni legali e della notorietà di Basim. Meno 20%. Bello. E la madonna. Guarda che belle tettine di fuori. Iniziato dalla Lamut. Che cosa fa invece? Lama silente. Il rumore prodotto dalla Basim durante l'assassinio viene percepito in misura minore. Questo mi sa che è meglio di questo. Mi piace. Dire questa cosa dell'equipaggiamento. Molto interessante. Qualcuno? C'è qualcuno che ha visto? Oh, c'è un forziere. Venga, venga. Sono pronto a depredarlo. Dov'è? È qua. Chi è un tipo pacifico? Io? Materiali per potenziare. Ok, e mo? Che cosa devo combinare? Non li ho liberati tutti? Ma pensavo di averli liberati tutti. Ah, sono sulle diverse navi? Cuoio più 16 componenti? Acciaio? Cosa c'è qui? Ah, ecco dov'è. C'è un altro qua in galera. Prego, ragazzo, sei libero. Posso che ringraziarvi? Certo che mi puoi ringraziare. Posso mangiare? Ok, alla grande. Ho mangiato un intero stufato e le mie tagli si sono ricoperti automaticamente. Mi piace. Vieni qua. Nuovi ordini. È sorto un problema nell'acquisizione degli schiavi da Occidente. Mi aspetto di essere accorto di uomini finché la questione non sarà risolta. Per il momento, se dovessi incontrare dei ribelli, assicurati di risparmiarli e di catturarli. Io penserò al loro trasferimento. Mi servirò degli uomini robusti, poi me ne disferò. Ovviamente il tuo compenso sarà aumentato. Al Ghul. Sa di stronzo come nome, eh? Al Ghul. E l'altro? Ok, è là. Lo vedo da qui. L'altro è là. Lì in galera. Prendi, prendi tutto. Ah, cosa? Cosa c'è? Ah, no, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, oh mio Dio. Ma non è proprio robusto quello lì. Mi avevi detto che volevi la gente robusta, ma apparentemente ti stai accontentando di qualsiasi cosa. Poveretto. Ah, cosa? Io, sì. Oh, devo schivare, vero? Quando è rosso devo schivare. Va bene. Madonna. E? Cosa? Non ho capito. Non mi è chiaro. Cosa? Vieni qua, bello. Ormai il casino è iniziato. Mi ha tagliato mentre lo stavo assassinando? Sono maledetto. Ah, posso usare un elisir? Ah, quadrato! Maledizione, devo abituarmi.
Oh, non li vedo. Vieni qua, bello. Anche a te. Vieni qua. È un po' eccessivo. Vasino. È un po' eccessivo. Uccidili, ma voglio dire, con gentilezza. Mi piace la cosa della... Oh, mio Dio. La cosa che ci siano tre cose mi fa pensare che stia combinando un bel po' di trambusto. Mi sa che sto complicando la situazione. Vedete quella roba in basso a destra? Mi sa che li sta facendo un po' arrabbiare. Questo è l'ultimo. Ora devo unirmi agli altri. Cioè, per tre prigionieri, metà dei miei uomini sono qua. Tre, allora erano. Facendo i conti. Bell'esercito, signor... Come cavolo si chiamava già? Bello, mi piace. Mi piace. Oh, aspetta, ne sono guardie. No, ma sono blu. Ok, sono amici. Aha. Aha, ciao bello. Sei un portento, Basim. Ho massacrato mezza Baghdad. Insieme ci libereremo di ciò che affligge questa città. Allora dovrai trovare Al-Ghul, colui che tutti nominano e nessuno vede. Quindi uno stronzo. Che cosa puoi dirmi di lui? Burattinaio. Cattura i nemici del califfato e li porta a scavare nel deserto. Prigionieri, ribelli, braccianti. In cerca di cosa non saprei dirlo. Tesori. Gli uomini sono stati catturati con Ali settimane fa. Qualche città nascosta sotto le sabbie. Tra le sabbie. Non Ali. Lui è stato portato altrove. Ci hanno marchiati e divisi. Ali era in un altro gruppo. Quale? Volevano fargli domande su... su di te e sui... tuoi amici. Immagino che abbia cantato come puoi un canarino. Questo marchio. Forse non sarà così contento di fartelo vedere. Ma che stai pensando? Ali e Nur si sono avvicinati ad Al-Ghul e lui se n'è accorto. Una se S. Se troviamo Ali, potrà condurci da Al-Ghul. Sembra una S con la punta. È una possibilità. Ma ce n'è un'altra. Io andrò nel luogo a cui erano destinati questi uomini. E mi fingerò un prigioniero. Ma sei pazzo? Solo è una buona idea. Ecco, prendi. È il capo dei ribelli praticamente. Cioè, voglio dire, puoi far insorgere una specie di ribellione già da dentro. Con un po' d'aiuto. Coloro che ne conoscono il valore faranno tutto il possibile per aiutarti. Insomma, frattaglia. Io farò radunare questi uomini. Ah no, non so cos'è. Avete presente che distrai le guardie col tizio che cantava? Che potevo dare qualcosa, credo che volesse la moneta. Ciao, bello. Pace. Pace, bro. La mia ricerca di Ali continua. Che è successo questo? Forse al distretto di Shari. Sono spaventati per i sacchi. Da seguire. Le monete di Kidman sono una valuta che può offrire le fazioni di Baghdad in cambio di lavori. Per ottenere complete contatti con apri determinati forzieri, borseggia la gente. Va bene. Com'è che posso borseggiare la gente? Mi dicevi che potevo borseggiare la gente, ma non sembrano avere tutti qualcosa. Allora, piccione. Mostrami ogni cosa. Piccione navigatore. Cosa mi puoi mostrare? Prima di tutto, il posto in cui devo andare sarebbe interessante. No, aspetta, forse devo cercare io dove voglio andare. Indagini. Ok, quindi le indagini di questo hanno portato di qua. E se andassi qua, posso sempre farlo. Posso sempre farlo. Se andassi di qua, Al-Ghul. Però non trovo nessun indizio, quindi devo cercare indizi. Quindi l'unica strada che ho a sto punto è il contatto di Nur. Buono sapersi. Quelli mi vedono, quindi mi riconoscono. No, apparentemente... Sì! Dici? Ah, lasciamo perdere. Non mi pagano abbastanza per seguire uno con l'aria familiare. Me lo immagino. Ah, lasciamo perdere, fanculo, non ne vale la pena. Tanto sembra piuttosto veloce, sembra giovane e veloce. Passo di tetto in tetto a mangiare la zuppa degli altri. Che bella vita. Che bella vita che sto vivendo. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Cosa? Chi hai visto? Ah, hanno visto qualcosa. Combattiamo all'ultimo. Dai zitto, scemo. Stai zitto. Combattiamo l'ultimo sangue. Questi erano partner di tetto. Praticamente erano colleghi che parlavano tra di loro. Ma non posso raccogliere il mio coltello, scusami. O si spezza all'utilizzo. E c'è il cranio di titanio questo.
Lo immagino, il colleghi di tetto ha visto il suo amico Abdul morire. No! Che cosa? Improvvisamente non ho più il mio compagno di chiacchiere. Va bene. Non so che cosa debba combinare, va. No, fermo, fermo. Ragazzo, salta via. Salta via sul tetto. No, aspetta, ce ne sono altri. Ce ne sono altri. Devo ancora capire dove devo andare. No, sì, hai ragione. Sono molto familiare. Un tizio che si arrampica sui tetti. Dov'è che l'ho già visto? Ah, sì, è vero. 2 mesi fa, quando è morto il califfo, c'era un tizio che si arrampicava sui tetti. Effettivamente. Allora, piccione. Ah, piccione mi dice che lì c'è qualcosa di interessante. Ok, andiamo di là. Andiamo di là, molto facile. Mi hai detto qualcosa sui manifesti da ricercato, ma non ho capito. Cosa cacchio voglio? Na na na. Vero, posso rapinare un po' di gente? Mi piace. Mi piace. No, niente. No, c'è qualcosa. Quella c'è una borsa. Borseggio. Fiu. Ah, è lui, guardia, aspetta, le guardie, zac. Vieni qua, bello. Aiuto, aiuto. Impari, guarda, sono morte 2 guardie innocenti per colpa tua. Vieni qua, bello. Vieni qua. Poveretto. La preda forziere. Grazie. Così impari, hai fatto morire 2 guardie innocenti, non te lo dimenticare. La prossima volta impari a stare zitto. Ora si fa sul serio. No, non è morto? What? Ma chi è sto tizio? Un generale? Ehi là! Ehi là! Un ehi là! È fortissimo sto tizio! No, scappa! Ehi la madonna, mi sta uccidendo! Ah, beve bene anche lui l'elisir, maledetto! Idiota! Ah. Cosa? È un genio! È un genio del male sto tizio! Oh! Ehi qua, bello! Così impari a rompere il cazzo. L'ombra e la fiamma. Ho vinto qualcosa, ma non so che cosa. Devo mangiare del couscous perché sennò muoio. È un pazzo? Perché è un pazzo? Cioè, sta letteralmente uccidendo le guardie che teoricamente vi stanno opprimendo. La guardia che probabilmente hai visto 2 giorni prima picchiare tua madre perché non ha pagato le tasse. Dovresti ringraziarmi. Da quel che ho visto nel menu iniziale, non erano proprio brava gente queste guardie. Quindi, vabbè, lasciamo perdere. Bravi gli eunuchi. Ok. Si sta lamentando. Chi che si sta lamentando? Chi è il beduino che sta piangendo? E mo? Di qua? Che cosa c'è di qua? Vedo di venire qua. Cosa c'è qua? Ah, devo andare giù forse dentro la casa. Beh, effettivamente. Ah no, aspetta. Devo andare qui. Sono tornato a casa. Offre una veduta più ampia. Non è così utile questa veduta ampia, sai? Dov'è sto coso con cui devo parlare? Con te devo... Ah, c'è Rashan. Qualcos'altro che potete dirmi sul distretto di Shari? Per quale motivo interessava a Nur? Laggiù sono in molti a sostenere i ribelli in segreto. Gente comune. Braccianti. Mercanti. A pensarci bene, Nur aveva menzionato un nuovo contatto. Un mercante. Forse questa persona si trova a Shari, tra i conciatori e i tintori della zona. Cercherò di avvistare il suo banco. Ottimo. Quindi mi sta dicendo... Ah, ecco, bastava parlare con lei e avrei trovato praticamente il punto di interesse. Ah, ecco perché non riuscivo a trovarla. Devo parlare con Roxanne. Ah, chiaro come il sole. Quel che devo fare? Non c'è del couscous che posso rubare? Raga, dai. Questo proprio per strada... Oh, come se niente fosse. Posso rubare il cavallo? Apparentemente sì. C'è qualcosa di dorato. Ah! Quella era una guardia, vero? Ah! La guardia. Ah, ma non sono ricercato più. Ah, quindi se si torna al rifugio oppure perché sono in un nuovo distretto. Non riesco a capire. Sì, perché sono in un nuovo distretto oppure perché sono tornato al rifugio. In ogni caso è scomparso il mio livello da ricercato. Buono. Viandanti! Donne! È arrivato l'arrotino! Serve aiuto per trasportarle nella via del ritorno. Che roba. Cosa? Scusa, puoi continuare a guardare, che volevo fare un po' di parkour. Per i fatti miei. Non siamo più i benvenuti improvvisamente. Oh! Io cosa? Cosa hai visto? Non è successo niente.
No, non mi sono potuto difendere, what the fuck. Vabbè che ero impegnato ad uccidere un altro, però se hai capito cosa intendo dire. Ah, fanculo che ho premuto. Buon riposo, ragazzi. Impari a cagare la cippa a qualcun altro. Ho poca vita. Sto morendo. Sto crepando. Posso mangiare qualcosa? Aspetta, aspetta, Enkidu. Apri. Poi chiusa da dentro. Potrei infilare la mano dentro, però effettivamente non sono abbastanza addestrato. Devo ancora sbloccare. Ok, qui sono tanti. Laboratorio metallurgico, il cazzo. Questo è un campo di addestramento militare. Ci sono guardie lì? Dite che se lo uccido chiameranno... Ah. Sembra brava gente. Non credo che chiameranno i rinforzi. Ah! Cosa? È morto? Oh, qualcuno mi ha sentito. Qualcuno mi ha sentito? Ah no, mi ha visto. Il mazziere, quello è quello potenziato, quello gigantesco, immortale. Quello è fortissimo. La squadra dei potenti. Sì, raga, ma... qualcosa di utile. Eh sì, scusami, non volevo spingerti. Qui? Raccogli, raccogli, così passo a rubare la roba alla gente. Ma mi serve curarmi, non voglio utilizzare l'elisir, voglio solo curarmi. Grazie, 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 grazie. Molto gentile la sua condivisione. Ma non voglio utilizzare l'elisir, sembra qualcosa da utilizzare nei momenti di emergenza. Questo potrebbe essere un momento di emergenza, ma non così emergenzioso come potrei immaginare. Voglio dire, non sono in combattimento, quindi... Oh! Non pensavo di poterlo borseggiare. Non... Anello con smeraldo. Ah. Cosa? Posso borseggiare sto tizio? Perché mi fai così? Perché fa così? Non ho capito. Lo sa il gioco. Non facciamo domande. Cosa? Ma queste piume che sto trovando un po' ovunque cosa servono? Leggi, lettera da Abbas. Abbas, lurido cane menzognero. Non siamo più disposti a lavorare con queste condizioni. Ci hai detto che non siamo schiavi, ma ci concedi una paga misera. Il cibo peggiore della sbobba della prigione. L'unica cosa che non ci manca sono gli scarafaggi. Sono così grossi che fra non molto ci daranno la caccia. Se le cose non cambiano ci ribelleremo. Questo è l'ultimo avvertimento. Bello, un bel modo per mantenere... Cos'è questo? Un bel modo per mantenere la pressione sul proprio capo, Scioperiamo! Bastardo. Decapitazioni di massa. Mi sembrate facilmente sostituibili, onestamente. Non credo che vi diano molta importanza. Vediamo se c'è qualcosa sui tetti. Vediamo. Ok. Non so come arrivare. Mi sa che devo andare dentro questa casa, ma... non sembra così chiaro all'apparenza. Aspetta, questo è un forziere? Mi sa che contiene i pugnali. Ah, ecco cosa contiene. Devo andare lì. Aguzza la vista. Aguzza la vista. Ah, è là. Sono da tutt'altra parte. Dov'è? Ok. Ah, io sono da tutt'altra parte. Non avevo interesse qua, maledizione. Ho ucciso della gente innocente per niente. Vabbè. Convivrò con i sensi di colpa. E vi devo dire, sono una persona spregevole. Ok. Salta giù. Salta, salta ragazzo. Il contatto del nostro amico Nur. Un tizio che salta è una cosa rarissima. Mai vista prima d'ora. Ah, questo è un laboratorio di ceramica. Opificio. Opificio tintorio. Non so, sembra tipo il Dolce Gabbana del Medio Oriente. Che cos'è? Che cos'è? L'opificio tintorio. Tintorio. Ottimo. Solo un momento. Sembra... lo mostrano di spalle. Oh, è Dervish! Ehi, è ancora vivo il maledetto. Massimo? Apparentemente. Ragazzo, pensavo che fossi morto. Perché sei ancora vivo? E io temevo per te. Che cosa ci fai qui? Ci ha traditi lui. Ci ha traditi tu, lui. Quegli abiti. Ha cantato. Di loro ora. Ci ha traditi, ve lo dico io. Per sopravvivere, ci ha venduti. Per
Perdonami, tutto questo mi sconvolge. Non mi convinci, quando maledetto. Non ti trovai in mezzo ai corpi. Sperai che fossi riuscito a fuggire. Sì. Trascorsi molte notti pregando per la vita, lo immagino. Pregando che fossi in salvo. Non hai proprio dormito, oggi, eh? Allah mi ha risposto. Non sono degno delle tue preghiere. Ciò che accadde quella notte fu opera tua. Sei ancora ingenuo come una volta. Di uomini malvagi. Lo sai bene. È la ragione per cui hai scelto questa via. Ed è la ragione che mi ha spinto a Baghdad. Ali apparentemente. Muhammad è un impudente e si crede un eroe predestinato. Io lo disprezzo, ma combattiamo lo stesso nemico. Finché quel nemico non sarà sconfitto, non avrò pace. Buono. È così dunque. Sei tu il mercante ribelle che stava aiutando Nur. Ci è stato di lui. Ci è messo il tempo a capire. La sua vita è appesa a un filo, ma ora è al sicuro. Io devo proseguire la sua opera e punire gli oppressori. Pensavo che Basim fosse scritto sul forziere. Ali stava aiutando Nur ad avvicinarsi a uno di loro. Ma come forse sai, poi è scomparso. È morto. Non è scomparso. Lo hanno catturato. Una sorte condivisa da molti ribelli ormai. Sai anche dirmi dove lo tengono? Lo hanno portato al reclusorio della porta di Khurasan, ma sono trascorsi giorni. L'avranno torturato a frustate, poverino. Il tuo commiato è come il loro. Sono diventato un uomo. Rivederti. Finalmente. Sono cresciuto. Anche se sei in buone mani, io resto il solito vecchio apprensivo. E Basim, se per caso volessi darti da fare, vieni a trovarmi. Potresti essermi d'aiuto per una buona causa. Sì. Come al solito, insomma. Come al solito. Come ai vecchi tempi. Rapinare i poveri mercanti per te. Dicevi che ti serve il mio aiuto, Derwish. Per tenere viva la ribellione, intendi? Proprio così. E a questo scopo ci serve denaro. Ma è dura trovare denaro senza le giuste risorse. Da un'occhiata. Tipo? Ho sentito che alcuni dei nostri ricchi concittadini possiedono oggetti unici e rari. Anche io dovrò rubare, ovviamente. Portameli, Basim, e ti ricompenserò. Non è cambiato minimamente. Riduci i prezzi del 10%. Però mi serve un coso rosa. Vai via. Guarda la merce del negozio. Ok, questo forse è meglio se lo sposto, così vediamo tutti qualcosa. Quindi posso comprare che cosa? Consumabile. La tua Oddio. Attrezzatura non ha un bell'aspetto. Tenuto da mercante orientale, 500, io ne ho 140, ma scusami, non posso vendere? Posso vendere, ecco qua. Madonna, ma non vale niente la mia roba. Non vale niente. Una zampa usata come portafortuna. Pensavo fosse oggetti da crafting. Guarda, un anello con smeraldo, 11 monete. Ottimo, caso chiuso, Darvis.